Lo dicevamo in apertura, oggi è morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e figura simbolo della Prima Repubblica. In diretta da Nusco, l'inviato Giuseppe Lavenia. Giuseppe. E qui nella residenza di tutta una vita che è stata allestita la camera ardente di Ciriaco De Mita nella sua città, la città di Nusco, una piccola città di 4.000 abitanti in provincia di Avellino, dove in tanti sono arrivati per rendergli omaggio, per dargli l'ultimo saluto da questa mattina alle 10, quando è stata allestita appunto la camera ardente. Il nome di Ciriaco De Mita resta legato alla politica italiana, in particolare al suo partito, la Democrazia Cristiana, di cui fu segretario dal 1982 all'89, la più lunga segreteria di quel partito, poi la presidenza del Consiglio ricoperta nel 1989, quindi a fine anni 80, fasi in cui ebbe tanti incarichi e confronti accesi e anche scontri con un altro leader di quegli anni, un altro leader politico, Bettino Craxi. Anche nell'ultima fase della sua vita aveva scelto l'impegno politico, lo aveva scelto proprio per questa cittadina, per Nusco. Si era candidato sindaco nel 2014, era stato eletto, poi la conferma per il secondo mandato nel 2019, era attualmente sindaco. E proprio questa città adesso si prepara a dargli l'ultimo saluto, il nostro servizio. Questo è l'ex salone dove De Mita aveva, si veniva a fare i capelli, e per me era un grande orgoglio riceverlo ogni volta. Questo è dell'83, era da segretario del partito. Qua è a Parigi, con i più grandi del mondo, qua non... Poi qua c'è Cossiga. Per 50 anni Luigi Mongelli è stato il barbiere di Ciriaco De Mita. Che fosse presidente del Consiglio, ministro, segretario della DC, ogni due settimane si presentava in questo piccolo locale, trasformato adesso in album dei ricordi. Ma questa era la sede. La sede storica della Democrazia Cristiana a Nusco. Non c'è nemmeno una scritta a ricordare l'ultima sede della Democrazia Cristiana in quello che è stato il feudo del leader irpino. Nusco, 4.000 anime sui Monti Picentini. Ha vissuto quasi sempre a Nusco, sta sempre qua. È vuota adesso la stanza dove aveva scelto di concludere la sua prestigiosa carriera politica. Dopo incarichi nazionali e internazionali, nel 2014 era stato eletto sindaco della sua comunità, era al secondo mandato. Rivendicava anche ciò che gli imputavano soprattutto gli avversari, le raccomandazioni. Lui non disdegnava questo. Quando si può aiutare un amico lo si fa e basta. Lui l'ha fatto. Ma l'hanno fatto tutti. La politica e il ragionamento, il mantra ripetuto agli amici anche negli ultimi mesi, quando doveva rilassarsi, giocava a carte. Una passione la sua, l'unico momento in cui svestiva i panni del mediatore democristiano. Solo voleva sempre vincere lui. In collegamento con noi c'è Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buonasera, direttore. Allora, Ciriaco De Mita è stato uno dei protagonisti della nostra storia repubblicana. Si è mosso tutta la...